Tutti, è lui l'uomo giusto, scoprilo con i tarocchi Zen di Osho. In questo video voglio fare una lettura con i tarocchi Zen di Osho per farti capire se è lui, questa persona che hai conosciuto, l'uomo giusto per te, quest'uomo. Prima, però, quindi dovrei scegliere il colore rosso o il colore nero o il colore blu, e dopodiché ti ricordo che prima però iscriverti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscrivendoti al canale potrai attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Inoltre sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ottenere delle risposte precise e mirate alle tue domande in apposite live. Quindi scegli o il colore rosso, o il colore nero, o il colore blu. Bene, partiamo con il colore rosso, quindi eliminiamo un attimino le altre due stese e vediamo, lui è l'uomo giusto per me. Allora, sicuramente rappresenta un sogno, rappresenta una storia d'amore, tu hai un bisogno di trovare la persona giusta, quindi questo è un sogno che tu hai, sogni di finalmente di trovare un amore, di trovare l'uomo giusto. Hai però ancora un collegamento al passato, tendi a legarti un po' al passato e può darsi che anche questa persona abbia ancora una connessione con il passato. Quindi se tu vuoi capire se è veramente l'uomo giusto per te, devi guardare, imparare a guardare dentro di te. Imparare a guardare dentro di te è importante perché ti darà, la possibilità di capire se veramente questa persona può essere l'uomo giusto per te. Sicuramente stai reprimendo, diciamo così, delle cose, stai bloccando da questo punto di vista. Ci sono delle repressioni che in qualche modo non influiscono positivamente. Anche il senso di colpa, ecco, quindi se vuoi riuscire a conquistarlo, devi evitare di sentirti in colpa. Se le cose non vanno, non funzionano, non è colpa tua. Non attribuite dei sensi di colpa, non attribuite delle responsabilità, perché queste non sono sicuramente situazioni giuste. Quindi se tu riuscirai a ottenere questo, sicuramente riuscirai a sviluppare, ad attrarre, a sviluppare abbondanza. E vediamo adesso se veramente questa persona è quella che fa per te. Diciamo ci sono dei condizionamenti ancora che stanno influendo un po' negativamente. Dovrai, diciamo, celebrare una liberazione, fare dei riti liberatori, quindi lasciati andare alla trasgressione e otterrai veramente un'integrazione con questa persona, quindi che potrebbe diventare, lasciandoti andare, questa persona può diventare veramente l'uomo giusto, soltanto se farà una trasformazione. Quindi potenzialmente quest'uomo è quello giusto, devi lasciarti andare, devi vivere tranquillamente delle trasgressioni, cioè non sentirti bloccata e vedrai che con una trasformazione interiore riuscirai a conquistarlo. Quindi potenzialmente può essere l'uomo giusto per te. Bene, questa è la prima stesa per il colore rosso. Vediamo adesso la stesa per il colore nero, che ho scelto il colore nero. È l'uomo giusto per me? Allora, devi fare una scelta coraggiosa, ovviamente. Troverai sicuramente delle opposizioni, troverai sicuramente delle persone che cercheranno di ostacolarti, cercheranno di impedirti questo tipo di relazione. E troverai una persona che può essere molto più, quest'uomo può essere molto più, diciamo, può stimolarti un po' di paragoni fallimentari, confrontandoti magari o con delle ex o con delle situazioni. Quindi ha un po' questa caratteristica e quindi se vuoi avere una fioritura devi restare centrata su te stessa, non lasciarti andare eccessivamente
E lo dice anche, diciamo, la fretta è cattiva consigliera, quindi devi prenderti il tempo, non illuderti perché l'illusione non ti porterà da nessuna parte. Certo, devi anche saperti vivere l'avventura, non devi precluderti la possibilità di viverti un'avventura, di viverti una storia che può essere anche importante. Diciamo che hai buone possibilità di raggiungere dei risultati se ti lasci veramente andare, se ti lasci veramente prendere da te stessa. Infatti qua l'armonia interiore è quella che devi andare a ricercare. Ovvio che può esserci un po' di pigrizia, quest'uomo può non rispondere molto bene. Anche qua la possibilità esiste nel lasciarsi andare, quindi se vuoi far crescere questo fiore, diciamo che ci possono essere delle proiezioni, quindi diciamo che sei soggetto in questa relazione a proiettare, quindi devi imparare a valutare bene la realtà e non avere fretta. Il rischio è che prendi lucciole per lanterne, quindi che ti lasci andare, che inizi a proiettare cose che non esistono, cose che devi evitare. Questo ti genererà stress e invece devi acquisire consapevolezza. Ecco, queste sono le strategie che devi utilizzare affinché questa relazione possa partire. Diciamo che potenzialmente potrebbe anche essere l'uomo giusto, ma il rischio di sbagliare è alto, quindi dipende molto, devi acquisire consapevolezza e se non sarà la persona giusta, devi avere la forza di lasciarlo, altrimenti diciamo che entrerai in uno stato di miseria emozionale, quindi devi veramente porre attenzione a te stessa per raggiungere una guarigione interiore e rendendoti conto che potrebbe essere anche una relazione poi tra amanti, potresti anche scoprire che quest'uomo è anche una relazione, un'altra relazione, quindi vai veramente coi piedi di piombo. Bene, per quest'altra stesa è tutto, passiamo alla terza stesa, la stesa di colore blu. Vediamo chi ha scelto la stesa di colore blu, è l'uomo giusto per me. Allora, qua devi lasciarti andare, ovviamente devi seguire il flusso se vuoi capire se questa persona può essere quella giusta per te, va comunque seguito il flusso, devi lasciarti andare in una situazione, diciamo, libera. Entrare in contatto anche con la divinità che è dentro di te, quindi fare sempre un percorso interiore, un percorso di condivisione anche con gli altri e vedere se quest'uomo vuole condividere anche con te. Questo è un altro punto importante. Sicuramente è una relazione che presenterà una grande intensità, una grande passionalità, un grande divertimento, quindi la partenza è sicuramente una possibilità buona, infatti ci sono anche delle possibilità, sta a te coglierle, ovviamente. Ma qua vengono tutte fuori delle carte che dicono che devi effettuare veramente una riconnessione con la sorgente, con la divinità, una riconnessione con te stessa per raggiungere i tuoi obiettivi. E quindi c'è la possibilità che si crei una totalità, quindi c'è la possibilità davvero che si crei una relazione molto stabile. Quindi questa vivendo la relazione momento per momento, restando centrata sul qued ora, si potrà costruire con quest'uomo qualcosa di interessante e raggiungere anche una pienezza. Quindi, se saprai gestire questa relazione momento per momento, restando concentrata sul qued ora, senza, diciamo, connettendoti alla tua fonte, lasciandoti trasportare dal flusso, questa persona potrebbe essere veramente l'uomo giusto per te. Altrimenti ci sarà una rottura, perché prima o poi si presenterà, quindi
possibilità che ci sia un fulmine che divida le due persone sono forti. E quindi anche in questo caso è meglio rimandare. Quindi diciamo che puoi provare a iniziare, ma alla fine veramente è meglio guardare oltre, guardare avanti, perché portando avanti le persone, portando avanti questa relazione, poi finirai in una sorta di isolamento. Quindi è possibile che avrai a che fare anche con un narcisista, quindi devi entrare in contatto, quindi veramente con la divinità che è dentro di te, con la sorgente interiore, recuperare le energie che hai a disposizione. Bene, quindi questo non è l'uomo giusto per te. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai ottenere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!